Ciao a tutti Toretti e benvenuti in questo nuovissimo video qua sulla carriera con il nostro Toretto. Oggi partiamo in pole qui ad Austin e scusatemi se nello scorso Gran Premio con Guido Mal vi ho detto che era la seconda pole di carriera, di stagione, però con Guido Mal era la prima pole. Invece è qui che siamo nella seconda pole di campionato. Dai, siamo sempre seguiti dai soliti spagnoli e ormai è così che funzionano i nostri campionati. Vabbè, sono forti, ovviamente. Ci prendiamo subito l'interno, bello. Anche Bulega, Bulega ne ha approfittato parecchio. Vediamo se qui riesco a non buttarlo fuori. Ok, finora non ho buttato fuori ancora nessuno, quindi vi posso dire soddisfatto. Qui no, stanno già rischiando. Però come con Guido, qui è il tratto in cui dobbiamo imporre un bel passo e cercare di scappare, in modo da cercare di distanziarli un bel po', perché gli errori, basta un minimo errore e siamo fregati. Tipo qua, un pochettino lunghi, guardate, ne passano due in un colpo solo. Adesso qua dietro verremo sorpassati da tutta la massa. Da tre sicuramente. Eh sì, fino a Fenati. C'è Martin o di Gian Antonio? Boh. No, era Martin. Bella, bella, bella staccata. Abbiamo guadagnato anche abbastanza. Qui direi che il nostro Toretto potrebbe far meglio, stringere un po' di più le curve. Però dai, direi che come partenza non è stata affatto male. Ecco qui è il suo tratto in cui, come con Guido, anche Toretto riesce a guadagnare abbastanza in questa sorta di curva da raccordare. No, qua ci vogliono fregare. Finché Bulega, ok. Ma Martin, cioè, non può fregarci così. Dovrebbe essere anche il capo, il pilota in testa in campionato. Ma ok, sto dicendo, non arrivano? Come mai? Lunghi. Peccato che abbiamo toccato dentro a Martina, altrimenti po avremmo potuto uscire molto velocemente. Però guardate qua. Qua gli diamo veramente tantissimo, dai. Alla fine noi ce la giochiamo soltanto in questo tratto. Vediamo un po' di fare una bella curva. Ok, non c'è male. Non c'è male, dai. Si può sempre migliorare, ovviamente, però dai, ce la stiamo cavando. Uscita bene. Leggermente meglio di Mir, poi dopo vabbè. No, altro che leggermente. Siamo usciti benissimo, gli stiamo veramente dietro grazie alla sua scia. Ok, grazie mille per l'appoggio e tutto quanto. Ok, qui mi sembra appunto di aver esagerato, infatti. Comunque si vede la differenza, uscire da una curva in prima oppure uscire in seconda. Perché qui sono uscito in seconda per non cadere. Se no esco in prima per avere più accelerazione. Ok, dai. No. Ok, vai.
piuttosto che prendere la penalità ti lascio andare. E sono dietro. E dobbiamo scappare tutti e tre. Non dargli possibilità. 6 decimi, cavoli. Qua ne avranno presi altri due, quindi 4 decimi siamo. Troppo vicini, troppo vicini. Avevamo quel bel distacco, ma è andata male. Ok, Mir, scusami. Dai, dai, sta recuperando. Anche quelli dietro però, non stanno andando affatto male. Adesso non ricordo più che tempo abbiamo fatto in qualifica, però mi pare 1.21 e 3, mentre loro 1.21 e 5. Una cosa del genere. E si va davanti a Bulega. Ecco, bruttissimo quando succedono queste cose. Poi vai sul cordolo e perdi troppo. No, dai, e siamo dietro. Non dovremmo andare malissimo. Guardate come è ben distanziato Mir. Potevamo andare più decisi, però meglio non rischiare. Ok, qua è meglio buttargli là dentro la seconda, perché altrimenti il nostro toretto vola. Impara a volare proprio dal nulla. Dai, intanto mancano un giro, no, 2 giri e poco più. E siamo primi ancora, dai. Ma Bulega è un osso duro, eh. L'unica cosa che dobbiamo fare, che non dobbiamo fare, è darci fastidio. Tipo in questo caso io ho perso troppo. E altrimenti viene su tutto il gruppo. E ora mancano 2 giri. 7 decimi, ne avranno 5. Cioè Mir che ne ha 5. Lunghi. Ora ne avranno tipo 3, neanche. Però ci va bene che questa è la nostra parte, il nostro punto forte, anche se l'ho fatto male sto pezzo. Adesso non c'è nessuno, tutta un'altra cosa. Guardate come sto recuperando, cioè, poi mi chiedo come cavolo ho fatto i primi due Gran Premi ad andare così male. Larghissimi. E loro sono lì dietro che aspettano un minimo di nostro errore. Però dai, stiamo andando bene. Stavamo andando bene. Bulega è più distante da Mir e questa cosa non mi piace, perché se ci avviciniamo troppo a Mir, cioè se Mir si avvicina troppo a noi, dopo lì sì che sono cazzi. Fatta malissimo, ho frenato troppo in anticipo. È come dargli una posizione in più a loro. Ok. Ma Bulega, boh, sembrerebbe che va come prima. Siamo noi che abbiamo rallentato, eh. Anche se lui, no, sembrerebbe aver rallentato quel pochettino da far ravvicinare gli altri. Però se dovesse andare a finire così alla fine, non sarebbe poi neanche male. Ok. Mi rimangio le parole che ho appena detto.
Dai, dobbiamo allontanarci. Adesso qua arriva il nostro bel settore. Primi due settori sono, a quale guadagniamo parecchio, e l'ultimo. Portano larghissimi questi qua, ma noi non importa. No, beh, un po' sì che ci importa. No, ragazzi, è andata male tantissimo perché avendo davanti gente tipo qua con Noitel non riusciamo bene a fare le nostre linee e quindi ci va proprio malissimo. Quindi i primi due settori sono andati veramente malissimo. Speriamo di uscire bene da questa curva, da questo tornantino. Dai, siamo lì, siamo lì, ma non ce la facciamo. Comunque siamo nei primi 5 nel gruppetto lì. Primi sarà difficile, però possiamo optare per una buona posizione del podio. No, scusatemi tantissimo ragazzi, ma qua non so come mi sono salvato all'ultimo. Gli altri no, ci sono ancora, spero. Perché se li ho buttati fuori, devo ritornare indietro. Non mi interessa. Ok, sono lì dietro. Siamo secondi. Sembrerebbe avere che ne abbiamo un discreto margine. Ok, e si va a tagliare il traguardo in seconda posizione con il nostro primo podio. Finalmente sull'acqua è arrivato il primo podio, non male. 1.23 e 8. Buleva 1.24 e 0.26, è andato lentissimo. Solo noi e Mir sotto l'1.24. E siamo stati più veloci. Beh, non male, dai. Ottimo Gran Premio. Comunque ragazzi, sono soddisfattissimo di questo Gran Premio. Guardate l'acqua come piove, cioè come piove male. Boh, ha fatto un effetto strano. Tutto che va in un certo punto e ci portiamo a 26 punti, dai, a meno 37 dalla vetta, che ora è insidiata da Nicolò Bulega, che non si vede la freccettina, però sì, è salito al podio perché c'era Martino Mir. No, c'era Martine, sì, era in prima posizione ed è sceso. Comunque il nostro Toretto si classifica in ottava posizione, non male, dai. E ora direi che, ah vabbè, Honda naturalmente la migliore, anche se la KTM ci sta raggiungendo a meno 2. E ora direi che ci prepariamo. Ah, guardate che bello. Abbiamo portato sul podio la moto di Paolo Simoncelli. Fantastico. Guardate qui il nostro chi è? Tecnico. Che si congratula, anche se vabbè, anche se c'è l'acqua, lui in magliettina e via. Buono, buono, bella questa cosa del podio. E Makoto Tamada ancora sbloccato. Cioè, adesso voi ditemi un po', ma sempre le sblocchiamo lui? Cioè, non capisco. Reputazione guadagnata 14.400, fantastico. Buono, buono. E altro cosa ci dà? Cosa ci deve dare? Ok, siamo pronti per il GP di Spagna a Erez. Vediamo un po' classifica. Ecco, non l'ho mai guardato. Classifica. Vabbè, questa qua la sappiamo. Costruttori e team. Aspettate, team cos'è? Ah, ok. Rossi primo? Fantastico. 70 punti per Rossi e 57 per Vignales. Un po' il campionato invertito, diciamo, eh? Più o meno sì. Rossi ha fatto 20-40.
Praticamente sì, campionato invertito per i due piloti Yamaha, poi Marquez, Dovizioso, Pedrosa, Crutchlow, Zarco soltanto ottavo. Vabbè, dai. Non male, non male. Mentre in Moto2, Morbidelli ovviamente, 75 punti, le ha vinte tutte. Grandissimo. E Marquez, Oliveira e Liuti. Marini e Pasini, ovviamente. Nakagami, settimo. Non male, dai. Mentre classifica piloti qua c'è un italiano. No, aspetta. Ah, deve ancora iniziare il rookie scalp. Va bene. Va benissimo. Io, ragazzi, direi che ci vediamo nella prossima gara a Jerez de la Frontera in Spagna per il Gran Premio Red Bull, mi pare. Sì. Ciao a tutti, Toretti, e al prossimo video.